ripeto, oggi ho cambiato computer e quindi c'ho un attimo un problema. Allora, Borgia presente, Molendini presente, Arturo Baglivo presente, Luciano Battista al momento non c'è, quindi un secondo che mi segno. Alessandro Costantini al momento non c'è neanche Alessandro. Sergio è presente, Lidia è presente, Marco Giannotta. Al momento non è presente. Roberto Giordano Anguilla sì, Gianmaria sì, Natascia è presente. E poi posto di Rino Martini e delega Finamore. Poi arrivo. Allora. Poi Giulio Mele, nel momento non c'è. Sì, Hai visto? non, purtroppo in questo momento non riesco a vedere. Ernesto Mola, Eccomi. sì, perfetto Ernesto. Giovanni Occhineri, Eccomi, presente. Manuela c'è, Orlando? Al momento Manuela non c'è, se non sbaglio non l'ho vista. Giorgio Pala, al momento non c'è. Andrea lo vedo, Eccomi. Pierpaolo Patti non c'è, Adriana Poliportone, Adriana ci sei? Al momento no, credo, io purtroppo non riesco a vedere quindi devo sentire la voce. Poi c'è Paola, c'è, Antonio Rotundo c'è? Al momento no. Giampaolo c'è, se non sbaglio. Oronzino Tramacere. Al momento. Presidente, ho la delega io di Ronzino Tramacere. Ah, vabbè, già, ma è vero, scusami, vero, me l'hai detto, perdonami. Un secondo. Perdonami. Poi, e ci siamo qua. Se Gigi Valente non c'è. Al momento, diciamo, ma sono assenti al momento, si sono entrati Luciano Battista, Alessandro Costantini, Marco Giannotta, Emanuele Orlando, Giorgio Pala, Pierpaolo Patti, Adriana Poliportone, Antonio Rotundo e Gigi Valente. Poi se ci sono non c'è problema, li aggiungiamo successivamente. Allora, la commissione, io avevo convocato questa commissione sull'e-box del mercatino di Porta Rudi, perché più volte il consigliere Battista, che è sempre presente, che voi volete attestati, in questo momento non c'è. Però Ciao io. Gianluca, scusami, mi era caduta la No, connessione. no, ma ti avevo già visto, Giampaolo, non ti preoccupare, ti avevo già dato presente. Ok. Allora, io ringrazio Paolo che è presente. E a questo punto darei. Mi dispiace soltanto, ripeto, che manca Luciano, che ha più volte chiesto, anche quando abbiamo fatto la commissione itinerante lì al mercatino di Porta Rudia. Ecco, vedo che si sta collegando Luciano. Luciano, buongiorno. Presidente, buongiorno a lei e a A te. tutti i suoi amici. Vabbè, lasci stare le cose melenze. Questa commissione l'ho convocata proprio per lei, consigliere Battista, perché ha più volte richiesto per sapere delucidazione, per avere delucidazione riguardo ai box del mercatino di Porta Rudia. Ed eventualmente possiamo parlare anche se ci sono altre situazioni negli altri mercati. Beh, lasciamo stare Santa Rosa, soprattutto nel mercato di Sette Lacquare. Quindi, se vuole, io le do la Sì. parola, così poi l'assessore potrà poi naturalmente risponderle. Consigliere Battista, lei la parola. Grazie, così Presidente. figuri, ci manca per lei, questo ed altro. Grazie. Con la voce che Fatto si sente che sta proprio. per me questa commissione è di Consigliere Battista, non la sentiamo proprio. Si sente altre cose. Sono grato, Presidente, tutti dovrebbero essere come lei. Bene, mi accingo a fare una domanda all'assessore. Allora,
Lo so, però insomma deve sentire la mia voce in questo caso. Ma non si sente bene, purtroppo. Mi sente? No, si deve spostare un pochettino. Mi sente? Pronto? Si sposti più a sinistra. Io la sento bene, mi sento. Adesso la sentiamo, sia fermo, immobile. Va bene. Ecco, adesso è perfetto. Vai Luciano, dai. Allora Presidente, ascolta. Stai fermo un attimo. Non la sentiamo più. Luciano, non sentiamo più niente, devi stare immobile. Cerco di imitare Alberto, però non ci riesco. Adesso mi sta sentendo? Sì, fermati, fermati. Vabbè, mi sente? Sì, dai, parla. Adesso? Scusate, purtroppo è una commissione così questa di oggi. Perfetto. Allora, volevo fare una domanda. Con riferimento... Allora, lì nel mercato... Scusa, ma non puoi farla dopo fare l'intervento? Non si mi sente adesso? Togli il video, Luciano, togli il video. Mi sente? Sì, adesso devi stare, Luciano, sente? Devi stare fermo perché se ti muovi, ecco, dai, prova a parlare. Che adesso si sente? Adesso si sente? Sì, vai, parla, veloce, senza muovere. Allora, volevo soltanto sapere, con riferimento a delle, diciamo sì, prima vendeva carne di cavallo, che oggi vende tutto tranne che carne di cavallo, perché è una vendita di bevande, va bene? E volevo sapere un pochettino come stanno le cose, perché bisogna cercare di utilizzare i box al fine relativo al servizio dei nostri concittadini. Lì dentro esiste una vendita di alimentari, per cui non ritengo che possa esserci una vendita di bevande, un locale adibito esclusivamente a bevande. Oltretutto, in questo box, così come potemmo prendere atto quando facemmo una commissione itinerante, l'ultima, forse l'unica che facemmo lì dentro ultimamente, e lì si prese visione che in quel box era comunicante con un altro box, allora cioè, che è utilizzato oggi a uso deposito sempre di bevande. Allora volevo ben comprendere che cosa sta facendo per ripristinare vendita, affidamento a cui quel box è stato dato. Mi sente, Presidente? Io ho concluso. Perfetto. Paolo, a te la parola. Sì, Presidente, grazie per la commissione. Grazie io a te per essere presente, Paolo. Colgo l'istanza del consigliere Ades Battista, e adesso gli uffici non ci sono collegati perché hanno avuto problemi a collegarsi dalle attività produttive. Ho chiesto al dottor Migali di raggiungermi qui ai Teatini, vediamo se arriva. Nel frattempo la commissione sarà ancora operativa e magari chiediamo una spiegazione a lui. Sinceramente adesso gli chiederò di fare una verifica. Ho capito a quale box si riferisce. Io sapevo che era chiuso addirittura quel box perché l'operatore ha subito un intervento chirurgico un po' di mesi fa, così come è chiusa la salumeria perché stanno facendo una cessazione, o meglio hanno fatto una cessione, credo, anzi, di ramo d'azienda. Comunque la stanno vendendo, perché quando siamo andati a fare i tamponi con l'ASL a verificare la situazione, erano chiuse quelle attività da molto tempo. Per cui ora faccio una verifica. Presidente, buongiorno, Paolo è entrato ora, scusate il ritardo. Non ti preoccupare. Faccio una verifica con gli uffici e magari vi relaziono, diciamo, nei prossimi giorni, tra una settimana, due settimane, il tempo di chiedere agli uffici di farmi una relazione su questa situazione del mercato di Porta Rudie, sulla macelleria di cui parlava Quasi, assessore Battista.
E sulla salumeria so per certo invece perché mi hanno detto che sta chiusa perché la stanno vendendo, credo, l'attività. Prego, consigliere Battista. Scusi, ma chi può gentile sempre? No, io non riesco a capirla, però. Ma nessuno di noi, Luciano, non ti sentiamo proprio, non riusciamo proprio. La domanda non era sulla salumeria. Non riesco a sentire proprio, io non so. Allora, così non possiamo certamente. Allora, adesso mi sentite? Mi sto spostando di nuovo. Sì, ma non si deve arrabbiare, mi perché se lei stesse fermo, come le sto chiedendo, riusciremmo a fare tutto. Allora, un attimo soltanto. Adesso mi sentite? Sì, sì, vai. Lo so, ma io sto fermo. Adesso mi sente? Signor Battista, non si deve, non deve alzare la voce se, perché non è colpa noi, se, nostra se non la sentiamo. Non era relativamente alla salumeria. Non si capisce niente. No. Era con riferimento a... No, ma io non sto alzando la voce, è proprio il mio tono di voce. Non si capisce. Mi ascoltate? Sì. Ma allora, consigliere Battista, stiamo perdendo 10 minuti per un intervento che non si riesce a fare. Sono d'accordo. Oltretutto, le commissioni, entri in un locale, ripeto, dove tutti, c'è wifi e parla. Soprattutto dovremmo farle, soprattutto se siamo, allora dico io, per essere così democratico, ecco, dovremmo farla, soprattutto se siamo interessati noi, no? In questo caso chi deve parlare, stare in una postazione fissa, se dobbiamo essere così, almeno quando siamo interessati noi a parlare. Presidente, nessuno. Adesso mi sta sentendo? Sì. Siccome mi stiamo perdendo un sacco di tempo a sentirla dire, stiamo sentendo, vada avanti, vediamo se riusciamo. Ho capito, ma se purtroppo la linea va e viene, io fermo. Vabbè. Sto, se non è che voglio dire. Allora, il discorso oggi purtroppo no, ragazzi, la commissione così non si può. Io mi rifiuto. Non si può portare avanti. Ma si può andare. Dai, presidente. Dai, se allora, appostati. Scusate. Al massimo si può ascoltare stando in giro, non si può parlare. Appunto, è quello che ho detto io, Ernesto. Allora, Luciano, tanto è inutile che continui a parlare perché non è possibile proprio. Perdiamo un sacco di tempo. Farà una verifica con gli uffici. Ma stiamo. Allora, ho disattivato l'audio di Luciano perché veramente non possiamo condurre la commissione in questo modo, ripeto. Un punto migliore, di rispetto, a sentire, no? Mi sentite adesso? Non ce la faccio più veramente. Allora, Paolo, allora, tu hai detto giustamente devi sentire gli uffici, io naturalmente li avevo anche invitati. Sì, non sono riuscito a collegarsi alle attività produttive, dovrebbe venire qui il dottor Migali, l'avevo chiamato, penso che stia per venire. Perché comunque il sunto di quello che ha detto Luciano anche nelle passate commissioni è quello che lui vuole sapere, come mai questo, diciamo, il possessore di quello che ha in gestione il box ha cambiato, se ho capito bene, la destinazione d'uso, perché prima aveva, credo, no, giusto Paolo, se è quello che intende lui. Sì, io credo che loro comunque possano vendere anche altre cose, però ripeto, voglio fare un approfondimento con gli uffici prima di dire cose che magari poi non. Certo, non c'è nessun problema. Nel caso la riconvochiamo senza nessun problema. Perché anche quelli sono con destinazione di vendita commerciale alimentare. Quindi mo io faccio una verifica, ripeto, con gli uffici e vi relaziono nei prossimi giorni tranquillamente. Presidente, io adesso sono nella postazione giusta, se mi sentite. No, ora sì. Provi a parlare, riproviamo per l'ultima volta, glielo dico. Perfetto. Allora, assessore, guardi, io questo problema a lei, io l'ho sollevato già da tempo. Ora lei mi sta rispondendo come se per la prima volta stesse ascoltando queste mie osservazioni. O non è venuto con noi anche quando abbiamo fatto la commissione di reati a Porta Udine, mi scusi. Aspetta un secondo. Non sta. Prego, consigliere. Sta sentendo.
perché prima non si sentiva, ma adesso si sente. Allora, lei è venuto o non è venuto quando abbiamo fatto la commissione di Nerate a Porta Rubie? Certo che c'era l'assessore, certo. Oh, allora questo problema, io l'ho sollevato sin da allora. E allora stiamo facendo. Scusate, 25 minuti che stanno andando. Sono d'accordo. Allora, Luciano. E mancanza di rispetto nei confronti di tutta la commissione. Siamo d'accordo, infatti ho detto l'ultima volta. Io adesso veramente sono un po' stanco naturalmente di fare questo. Ma dico, ma mi state sentendo? Io sono una postazione fissa, presidente. Se poi c'è un problema di linea, il dottore Mola deve essere l'ultimo. Mi scusi, presidente, il dottore Mola deve essere l'ultimo qua dentro, deve mancare mancanza di rispetto. Non può parlare di questo. Allora, è chiaro, Luciano, perché io, da quando facciamo le commissioni, è la prima volta. Allora, siccome quando si alza la voce, questa cosa a me non piace, quindi siccome stiamo parlando da esattamente 20 minuti cercando di provare a sentire Luciano, non abbiamo avuto dei problemi di internet, presidente. No, e devo, così come fa il presidente del consiglio, devo chiudere l'audio. Luciano, porta pazienza, dai. Eventualmente la riconvochiamo, nessuno ti sta dicendo niente, però sono 20 minuti che stiamo una cosa che non si capisce anche adesso. Ho capito, presidente, ma io sono in una postazione fissa adesso, fissa. Mi state sentendo? No, scusate. Ma non si deve, consigliere Battista, non si deve arrabbiare. Non basta che convoca la commissione su un argomento che le chiesto, poi mi alza la voce. Ho capito, però il dottore Mola deve... Ma lasci stare, dottore Mola, siamo stufi un po' tutti quanti di condurre questa commissione. Consigliere Battista, non è neanche colpa sua, però deve capire che da 20 minuti stiamo cercando di provare a sentirla tutti quanti, tutti, e dico tutti. E non è bello, le garantisco, sentirsi così a tratti. Sono 20 minuti, non è colpa sua, non è neanche colpa nostra. E le stiamo dicendo eventualmente che o la riconvochiamo sentendo gli uffici che non riuscivano a collegarsi, così riproveremo un'altra volta. Nel frattempo l'assessore ha comunque percepito, visto che comunque ne aveva già parlato nelle precedenti commissioni, le darà, sentiremo anche alla presenza degli uffici, una risposta molto più corretta e adeguata. Questo è tutto, non si sta arrabbiando nessuno contro di lei, è proprio questo, in questo caso il sistema. Quindi presidente, la prego di non alzare la voce nei confronti di nessun atto. Vabbè. Presidente, quando posso aggiungere una richiesta all'assessore, per favore? Dica lei quando, mi ero prenotata. Può andare. Grazie. Allora, quando abbiamo fatto la commissione itinerante, tutti quanti abbiamo notato che il box di cui vuole parlare, di cui parla il consigliere Battista, era praticamente in disuso. Ma nonostante questo c'era la vendita di alcune bibite. La domanda che vorrei porre di nuovo all'assessore e quindi agli uffici: a fianco a questo box, inizialmente era rivendita di carne equina, c'era un box che non usato, che è stato, da quello che abbiamo visto, unito ed è diventato anche, sempre unito alla rivendita della carne equina, ed è diventato un po' il deposito di tutti. Allora, quest'altro box era stato dato al negoziante della carne equina, perché altrimenti non si può capire quanti sono i box ancora disponibili cui potremmo in qualche maniera mettere a bando, perché teniamo conto che ci sono ragazzi che lì dentro vorrebbero fare cose, rivendite o comunque somministrazione di qualche cosa in più, visto considerato che ce ne sono due chiusi, poi c'era la panetteria pure chiusa e poi c'era la salumeria. Fare adesso ad oggi un resoconto dettagliato. Grazie. Grazie. Vedo che è arrivato anche Adriano Migali, così possiamo. Gianluca, scusami, ma lì non si possono fare somministrazioni. Pensavamo anche a delle variazioni del mercato. Se poi ci saranno le variazioni, si penserà alla somministrazione. È ovvio che adesso non si possono fare somministrazioni,
però è un anno che parliamo che questi mercati vanno un attimo riformati, rivisti e adeguati a quelle che sono gli standard un po' italiani ed europei, se no avremo sempre queste micro attività che poi non danno nulla neanche al residente della zona, perché aprono, chiudono, insomma, non è che costa molto. Il problema è che la struttura è un fallimento, cioè nel senso che lì l'unica questione che puoi fare è trovare una cordata di privati che rifanno un mercato vintage, liberty, già predisposto per la somministrazione con i sanitari e altro, ma se quello è un prefabbricato non puoi far nulla lì, cioè proprio strutturalmente non puoi far nulla. Non mi trovi d'accordo, Andrea, perché il mercatino di Porta Rudie può assolutamente essere modificato, ma non è questo. L'importante è sapere che cosa vogliamo fare, se deve rimanere mercatino soltanto delle erbe, comunque mercato rionale, vanno rimessi in a posto tutta la struttura e data in gestione questi mercatini, in modo che la gente possa fare la spesa trovando un po' di tutto. Se invece il progetto che avevamo di riqualificare un poco lo dobbiamo portare avanti, allora vedrete che non c'è bisogno di darli ai privati, accordati, eccetera, perché è così piccolo che comunque sì, le cose si possono fare. Comunque aspettiamo di sapere intanto questi box a che uso ne stanno facendo, perché sennò si può mettere a dire a uno vai e vendi carne di maiale. Ecco. Comunque Presidente, scusa, la dottoressa Mariano ha detto le stesse cose e le stesse domande che ho posto io all'assessore. Per cui si è sentito meglio adesso. Sì, allora Presidente. Di comprendere bene come sta. Adesso cerchiamo di darti una risposta. Presidente, poi se posso. Prego. Prego Paola, prego. Allora, io condivido l'intervento che ha fatto adesso Natascia, anche perché ne avevamo parlato a margine di quella visita che effettuammo in quella commissione itinerante. Questo per dare anche maggiore slancio al mercato, ma soprattutto mettere nelle condizioni di giovani, soprattutto di poter accedere con nuove idee rispetto a quelli che sono i mercati tradizionali. Capisco che oggi pensare a questo diventa un po' complicato, però io vorrei sapere, chiedo all'assessore, se è possibile effettuare un regolamento che consenta ai giovani, ma soprattutto a questi mercati, di porsi in maniera non solo di vendita, ma anche di somministrazione di servizio al quartiere di tipo diverso rispetto al passato. Grazie. Paolo, allora a te la parola e ringrazio e saluto allora, Adriano. Naturalmente, sì, Presidente. La vedo. Ciao Adriano. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno a te Adriano, grazie della tua presenza. Allora, intanto vi faccio aggiornamento rispetto alle cose che ho detto prima. Quindi la salumeria c'è stato il subentro ed è quindi aperta da qualche giorno con il nuovo operatore che ha acquistato l'attività e quindi è aperta. Per quanto riguarda invece il discorso di quella macelleria di cui ci parlavate prima, quella macelleria è stata chiusa per un po' di tempo in quanto il titolare dell'attività ha subito, vi dicevo, degli interventi chirurgici, ha riaperto o dovrebbe riaprire a breve. Allora, tecnicamente mi dicono gli uffici, lui può vendere anche altre cose in quanto sono autorizzazioni per la vendita e il commercio quindi del settore alimentare, perché quello è un mercato che ha questo tipo di destinazione. Però è chiaro che comunque non può essere quella, secondo me, non vogliamo che sia l'attività prevalente, diciamo. Ecco, quindi ora facciamo una verifica affinché si capiamo bene l'operatore che intenzione ha in quello spazio, in quel box. Quelli sono due box uniti, giusto?
sono due box a cui è stata fatta una richiesta dei lavori pubblici per ritagliare, essendo contigui, una richiesta dei lavori pubblici è stata autorizzata con il ripristino dello stato dei luoghi alla, alla fine o in caso di variazione. E quindi c'è una porta che è stata aperta, una porta che... Quindi è un unico assegnatario? Sì, è un unico assegnatario. Quindi fino a due la legge lo consente. Quel discorso che diceva prima la consigliera Mariano, cioè la legge ti consente sino a due box in ogni mercato a un per unico 100 operatori. Operatori nominativo, fino a 100 operatori. E quindi diciamo, questo è il discorso del box della, di cui parliamo, della macelleria. Però, ripeto, adesso noi faremo in modo di controllare e di capire bene lì cosa intende fare l'operatore, perché che si metta a vendere soltanto bevande, sinceramente, non è una cosa che si può consentire, anche perché quello è, nasce quel box come, come macelleria, è attrezzato come macelleria, diciamo, ci sono equina, ci sono le vetrine e quant'altro. Questo per quanto riguarda il box numero uno, diciamo, quello appena entri sulla, sulla destra. Per quanto riguarda invece il discorso della somministrazione che sentivo dire prima, lì c'è somministrazione assistita, non si può fare fondamentalmente. La preparazione, però, il ragionamento che abbiamo fatto noi le altre volte, vi ricorderete, su Santa Rosa, è un altro discorso. Su Santa Rosa perché si potrà fare? Perché con il finanziamento che abbiamo, non mi ricordo se poi l'abbiamo ottenuto, comunque col progetto che abbiamo fatto andiamo a rivedere un attimo l'allestimento del, del mercato e addirittura si potrà fare anche la somministrazione assistita lì con questo progetto che abbiamo presentato alla, alla regione. Lì invece non è possibile fare questo tipo di discorso, però si può fare la preparazione del tipo la salumeria può fare i taglieri e queste cose qui assolutamente, poi tu fisicamente te lo prendi dal bancone e lo porti in uno spazio che avevamo individuato tra l'altro anche da dedicare a mettere delle piccole mensole, delle mensole alte con dei, degli sgabelli per consentire l'appoggio intorno alle, alle colonne, dove ci sono quelle colonne, lì avevamo immaginato di mettere delle mensole con degli sgabelli per consentire appunto alle persone di poter stazionare. Non lo stiamo facendo, l'abbiamo immaginato, assessore, scusami. Se no, non lo stiamo facendo, non lo stiamo facendo. Ma non è stato manco messo a bando, se non sbaglio. Sbaglia, perché è stato messo a bando, hanno partecipato anche. Quello della panetteria, perfetto, almeno sbaglia, è arrivata solamente una domanda. Perfetto. Tra l'altro i bandi si devono fare per forza, la legge regionale ti obbliga a farli per forza. Per questo dico, ma facciamo in modo da, se li mettiamo anche... queste mensole, farlo. Probabilmente anche la chi è subentrato alla rivendita di alimentari che c'è entrando a sinistra, avendo questa nuova... E il problema qual è? Proprio quello che il vecchio gestore, siccome aveva utilizzato quegli spazi per esporre, quindi aveva messo gli scaffali, ovviamente non voleva che si utilizzasse quello spazio. Adesso abbiamo ripristinato le condizioni, diciamo, normali e naturali e quindi si è creato quello spazio e lì dobbiamo chiedere ai lavori pubblici di recuperare qualche soldo per fare questo tipo di intervento e per realizzare queste mensole. Anzi, mo chiederò di fare un sopralluogo all'ingegnere Pucci magari nei prossimi giorni per vedere se riusciamo a recuperare queste risorse. E questo, l'altra cosa qual era? No, queste erano le cose che mi avete detto. Assessore, però io dico, prego. Questo, noi abbiamo delle idee bellissime. Noi dobbiamo far sì che i commercianti si adeguano a questo nuovo modo di fare il commercio in questi mercati, perché se prima il salumiere che c'era faceva esposizione fuori e gliel'abbiamo consentito, nessuno è andato, nessuno è andato a controllare, e questo è il punto. Un po' di verifiche, di regole da fare rispettare, io credo che ne traggono vantaggio anche loro, i commercianti, il rione, noi come fatto, diciamo, di una città che vede il commercio anche in una maniera diversa, perché queste cose lei le ha dette,
sia quando siamo stati a Santa Rosa, sia quando siamo stati a Porta Rubia. A Santa Rosa abbiamo accelerato. Sì, lo so, perché là abbiamo delle condizioni più favorevoli. Come al mercato Sette Lacquari, mi dicono che adesso sarà interrotto tutto. Il signore che vende le cozze, che sta ad angolo, lui adesso prepara dei piatti pronti, ma è una cosa buona. Capiamo anche là, perché io ve lo dico, sono andata a comprare. Ma chi prepara i piatti pronti? Che lì mica possono fare i piatti pronti. Allora, assessore, lei si vada a rendere conto. Sabato sono stato al mercato. Sabato. Allora, assessore, io sono andata a comprare le cozze. Mi ha detto, signora, quando lei vuole, questo sarà stato una quindicina di giorni fa, allora, fatemi parlare. Mi ha detto, signora, adesso noi facciamo anche delle preparazioni, se le vuole la taglietta, se le vuole altre cose, ci telefona. Scusatemi. Ok. Sicuramente hanno detto, la farà lì. No, okay, magari no, non lo so, non so dove la farà, però se l'hanno detto a me non è una cosa che mi è stata riferita, ma io non è che sono dispiaciuta di questo. Questo però per dire, se alcune cose si possono fare, noi dobbiamo verificare come vengono effettuate, se vengono effettuate fuori, se vengono portate lì. Cioè, a noi spetta anche il controllo di queste cose. Ben vengano le idee, assolutamente, nulla contro, perché oggi fa piacere a tutti andare e prendersi il piatto, però verifichiamo se le cose si possono fare, come le fanno. Io sono dell'idea che se noi effettuiamo i controlli, no? E le cose vengono fatte in maniera anche diversa. E io le sto dicendo una cosa e lei non è neanche a conoscenza. Presidente, posso? Mi scusi, come accade sempre, posso? Sabato mattina sicuramente ci saranno evidentemente delle attività, non ho capito se è qual è dei due, diciamo, che vendono le cozze, ma sicuramente sono quello storico che preparano da qualche Pino De Gaetano. Sicuramente lo preparerà da qualche altra parte, forse a Santa Rosa. Sì, ma immagino a Santa Rosa, dove c'ha la cucina organizzata, e magari lì si organizza per vendere. Ma soltanto la vendita, non la cucina. Sì, fa soltanto la vendita, anche perché non avrebbe neanche. No, vendita, sia chiaro, vendita. Per preparare. Luciano, deve la parola. Come sapete, stiamo facendo quell'intervento di riqualificazione, che è un intervento, diciamo. Poi nel caso, appunto, se vuoi, faremo una commissione in cui lo puoi illustrare. Per vedere sì, meglio. Sì, poi la facciamo una settimana se vuoi. Prossima, quando è? 2 settimane. Così informiamo come stiamo organizzando la cosa dei lavori Sette Lacquari. Va bene. Vabbè, intanto dico che c'è Tony De Matteis al posto di Costantini, e c'era anche Manuela, che in questo momento si è un attimo scollegato. Luciano, a te la parola, e poi andrei a concludere, perché comunque sono le 2:20. Molto velocemente, Presidente. Volevo soltanto poi chiedere all'assessore di farci conoscere, cioè per il suo tramite, ovviamente facendo un'altra commissione, e il responso relativamente a questo benedetto box, che poi vorrei sapere se è stato autorizzato poi in realtà dai lavori pubblici come box, e vorrei comprendere e sapere poi in seguito se è stato fatto un cambio di destinazione d'uso e quindi rifatta la doverosa agibilità, perché quando si unificano due box insieme per l'ETA, una nuova locale. Quindi per sapere oltretutto se sta a posto sotto l'aspetto giuridico amministrativo. Nel caso si può fare una questo. Poi sì. Prego. No, a me è sufficiente. Luciano, non ti sentiamo ancora. È sufficiente? Dichiari l'assessore, se la vuole far fare l'assessore, chiaramente ne risponde, voglio dire, come politico, politicamente, è chiaro, questo è un problema suo. Ma poi volevo dire all'assessore che oggi, purtroppo, anche la consigliera Mariano, la consigliera Povero, gli hanno manifestato che in tanti tipi di sue espressioni passate molto bello con la, ma con i fatti diciamo che è al minimo. Grazie.
Vabbè, io direi che possiamo chiudere la commissione anche perché siamo, diciamo, in ritardo. Oh, giusto, però per precisare. Certo, Paolo, abbiamo ancora 3 minuti. Che non serve nessun cambio, sennò poi ognuno pensa di poter dire qualunque cosa, diciamo. Non serve nessun cambio, cioè quelle hanno la destinazione alimentare, quei box. Quindi se io vendo patatine o domani mattina vendo carne, non devo chiedere il permesso per vendere carne. Ho capito perfettamente quello che hai detto prima, infatti. Ecco. Vabbè, andrò a fondo a questa situazione. Ma a livello di igiene pubblica, però se è possibile cambi la linea del telefono, che è meglio. Luciano, niente, ti devi cambiare la linea del telefono, non c'è niente da fare. Vabbè, io ringrazio tutti. Diciamo che la commissione si chiude alle 13.45. A lei, consigliere Battista, lo sa che per me è sempre un piacere. O segui il presidente, più grande presidente di questo consiglio. Presidente, chi va? Che probabilmente il siccome, più grande presidente. Siccome ogni licenza dal punto di vista igienico-sanitario e quindi degli aspetti, diciamo, dell'ASL deve ottemperare ad alcune, diciamo, norme, probabilmente il consigliere Battista sta facendo riferimento alle norme igienico-sanitarie che cambiano se vendi bottiglie oppure se vendi la carne. Quindi diciamo che quella licenza che poi, diciamo, viene data come, diciamo, come licenza di vendita associata al bene, chiaramente deve avere una autorizzazione. Probabilmente l'assessore dice che i box si può vendere qualunque cosa, l'importante è che uno poi abbia tutte le autorizzazioni in regola. Quindi, per dire, se vanno in AS e hai la carne è un conto, se hai le bottiglie è un altro. Sì, però gli uffici devono accertarsi che l'autorizzazione sanitaria sia stata ottenuta. Questo voglio dire. Scusami, che sia questo, Luciano, scusami, Luciano, stai cambiando le cose in questo modo. Cioè, ora stai dicendo una cosa che prima avevi detto in un altro modo. Sì, ma secondo me il senso è questo che voleva Luciano. Però il senso è questo, ora diciamo hai corretto il senso, però all'inizio avevi posto una domanda, diciamo, che non era proprio, diciamo... Quando si parla di consigliere, si parla sempre di autorizzazione igienico-sanitaria. Il comune cosa c'entra nell'autorizzazione igienico-sanitaria, il comune? No, perché le spiego cosa c'entra. Perché se occorre un cambio di destinazione d'uso o una nuova agibilità laddove il cambio di destinazione d'uso non fosse indispensabile, per ottenere una nuova agibilità il presupposto fondamentale è quello dell'ottenimento da parte dell'ASL di un'autorizzazione igienico-sanitaria. No, ma questo non c'entra niente con l'assegnazione del box. Scusate. Non c'entra niente con l'assegnazione del box. Io devo chiudere la commissione. Vabbè, ora chiamo io Battista al telefono, non vi preoccupate. No, la cosa che vi chiedo per favore di non alzare, perché qualcuno, forse Luciano si sente male, però noto che un po' tutti, anche perdonatemi, in altre commissioni alzano un po' troppo la voce. Questa è una cosa che mi dispiace, anche perché poi la gente che ci ascolta, insomma, non è che credo che si faccia una bella considerazione di noi. Perdonatemi perché. Questo è il mio pensiero, poi naturalmente. Ha ragione. Naturalmente capisco che alcune volte è la linea che naturalmente è disturbata e quindi altera sicuramente il segnale e il senso anche molte volte di quello che è il tono di voce di come stiamo, per come stiamo parlando. Io vi saluto, sono le 13.45 e chiudo la commissione. Grazie della pazienza e disponibilità a tutti. Comunque ci riaggiorniamo. Aspettiamo una risposta da parte del nostro assessore. Per una prossima commissione. Grazie. Grazie.